Ciao ragazzi e ragazze, bentornati alla terza puntata di La Duplice Alleanza in pratica. Oggi parliamo di un caso di un'azienda tra le più grandi del mondo, ma un caso che non è particolarmente conosciuto. In pratica, Unilever Foundry, un biglietto in prima classe per il futuro. Se è pur vero che l'early stage è un biglietto per il futuro per molte aziende, è giusto anche dar credito a chi questo biglietto l'ha prenotato molto prima degli altri e oggi viaggia in prima classe. È il caso di Unilever, che con Unilever Foundry, la piattaforma globale per la collaborazione tra le aziende e le startup del mondo, è già quasi 5 anni che investe in startup e non a caso ha già una sezione dedicata ai casi studio sul suo sito. Addirittura Unilever ha definito e reso pubbliche le proprie linee guida nella collaborazione con le startup, comprese quelle spinose, finanziarie e legali. Non a caso, braccio destro di Unilever Foundry è Unilever Venture, parte aziendale dedicata a finanziare le realtà strategicamente interessanti e a farle diventare partner della multinazionale. Le startup di oggi costituiscono il futuro del marketing di domani. Come Unilever abbiamo l'opportunità e il dovere di supportare le idee più innovative fornendo ad esse i fondi necessari per crescere. Lavorando in stretta collaborazione con queste startup, possiamo imprimere ai mercati in cui operiamo un moto di trasformazione in grado di cambiare le relazioni tra i consumatori e i nostri brand, facilitandole e migliorandole, ebbe a dichiarare all'annuncio Angelo Trocchia, all'epoca presidente AD di Unilever Italia. Il modello adottato per gestire il futuro del marketing di domani è il Pitch Pilot Partner, che si spiega già con le tre parole con cui viene definito e che facilita l'ingresso dei nuovi business ottimizzando le tempistiche. Secondo Unilever, l'arco di tempo medio che intercorre tra la presentazione dei progetti e la loro implementazione è di 9 mesi. 9 mesi. 9 mesi. Pensateci la prossima volta che rimandate un appuntamento con una startup, soprattutto se si occupa di MarTech. Ci vediamo alla prossima e sempre stop whining, start aligning.